Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale, di concerto con il Consiglio comunale, in particolare la conferenza dei capigruppo, abbiamo organizzato un paio di incontri allargato alle associazioni che abbiamo nella nostra città, al clero cittadino che è stato rappresentato dall'arciprete Don Mimmo, alle scuole della nostra città di ogni ordine e grado e con una folta rappresentanza di capigruppo e dell'amministrazione per organizzare una giornata di protesta riguardo agli ultimi eventi che si sono verificati nella nostra città. In particolare ci stiamo riferendo alla cattura del latitante Gerlandino Messina, che ha innescato nei confronti della nostra città tutta una serie di considerazioni e di valutazioni di carattere negativo, facendoci apparire di colpo e di un tratto come la città di mafia, la città dei mafiosi, la città della illegalità. Abbiamo protestato contro questo modo di far apparire la nostra città, perché riteniamo che la città di Favara sia piena di persone oneste. D'altro canto, avevamo una immediata necessità non solo di scrollarci di dosso questa cattiva immagine che non ci appartiene, che non è veritiera, perché riguarda una minoranza, seppure una grave minoranza, e al tempo stesso avevamo e abbiamo la necessità di manifestare positivamente tutto il nostro apprezzamento, il nostro ringraziamento verso la magistratura, le forze dell'ordine che quotidianamente, non soltanto in quell'occasione, ma che quotidianamente si spendono al servizio della comunità per assicurarci libertà, democrazia e legalità. E dunque oggi nel Palazzo di Città la presenza di tutti gli intervenuti per cercare di organizzare al meglio questo corteo che sarà di mattina alle 10, che vedrà la partecipazione di tutti, un corteo antimafia, e nel pomeriggio verso le 18 un consiglio comunale aperto al castello con la partecipazione della città e delle istituzioni.